ragazzi, siamo pronti, eh? Oggi andiamo a dinosauri, ma non andiamo a dinosauri a traina con il vivo. Rimanete con me, vi farò vedere come prendere i dinosauri. Basta, rimanete con me. Ciao, a dopo. Ed eccoci qua, siamo arrivati ragazzi sullo spot dove oggi andremo a pescare. Stiamo andando a Bolentino, abbiamo un fondale di 45 metri, ma non un Bolentino normale. Raimondo, fai vedere ai nostri amici da casa con che cosa peschiamo oggi, vieni. Ecco qua ragazzi, guardate l'esca di oggi. Sì, avete proprio capito bene, sono dei calamari. Andremo a pescare i dinosauri a Bolentino. Rimanete con me, speriamo di farvene vedere veramente delle belle. Il sistema è un po' come quello della traina, ragazzi. Ho fatto un preterminale lungo circa 6-7 metri, dove poi ho collegato una girella calibrata, da in questo caso un 88 libbre, due ami del 3.0, la serie Yatsui 16-60, un amo fisso e un amo scorrevole, uguale identico a come si pesca con la traina col vivo. L'unica differenza che il piombo, per mandare giù la nostra esca, lo andremo a collegare alla girella tramite una bocca di lupo. Ecco, passiamo l'elastico all'interno della girella, facciamo passare il nostro piombo e voilà, ed è collegato. Io direi di iniziare a sacrificare un'esca più piccolina, se riusciamo a prendere il dinosauro con il calamaro un po' più piccolo, ci risparmiamo quelli grandi, così il cameraman è contento, perché io i calamari li vedo così, lui li vede ripieni al forno, ragazzi. E allora vediamo se riusciamo. Molto arrabbiato questo calamaretto, dai. Eccolo qua, mandiamo giù. E speriamo che la buona sorte ci assista.
abbiamo delle belle marcature. Adesso speriamo che il nostro calamaro si faccia notare. Pesca molto di pazienza, si fa scarroccio, al limite se proprio non abbiamo scarroccio possiamo mettere due ancore galleggianti e dare dei colpettini a motore, ma non è il caso di oggi. Eccolo, dinosauro in canna ragazzi, è arrivato immediatamente. Adesso è un combattimento vero. Wow, canna light, fantastico. Certo che un sabato mattina così, anche se dovrebbe essere l'unico attacco della giornata, ma chi se ne frega, che meraviglia. Hercules Boat Falcon 3 metri, una canna davvero eccezionale, guardate. Meraviglioso ragazzi, la traina è fantastica, ma questa tecnica qua la dovete provare per forza, è veramente eccezionale. Ha stancato il pesce questa canna, che è una cosa meravigliosa. Il pesce sta arrivando. E ce l'abbiamo ragazzi! Hercules Boat 300. Questi amigiazzui sono veramente... Eccolo qua ragazzi! Guardate che meraviglia! Guardate che bel ragazzo, guardate! Fantastico! Bolentino pesantissimo ragazzi! Un pesce davvero fantastico! Preso con una cannetta così light è davvero bellissimo, bellissimo! Provate anche voi! Rimettiamo in pesca subito un calamaro gigante! Vogliamo veramente esagerare! Adesso vogliamo il dinosauro. Sei d'accordo, Raimondo? D'accordissimo. Perfetto, dai, ci rimettiamo in pesca. Meraviglioso! Seconda esca, ragazzi. Ci riproviamo. E chi viene più a traina? Io vado solo a bolentino con il calamaro vivo, ragazzi. Ho fatto riscendere il piombo a fondo, l'ho sollevato di qualche centimetro, 40-50 centimetri al massimo, di modo da fare stare a stretto contatto col fondale il nostro calamaro, anche perché lo spostamento che può fare è molto limitato alla lunghezza del bracciolo, per cui stiamo parlando di circa 2 metri 2 metri e 20. Di nuovo ragazzi, e
questo è grosso, questo è veramente grosso. Qui abbiamo a che fare con un pesce veramente grande. Questo è un bel pescione. Qui ci vuole un po' di pazienza. Wow! Sembra che stia seguendo, ragazzi, è ripartito. Che libidine! Eccolo qua. Ragazzi, questo è un dinosauro, Ragazzi, dovete provare. È meraviglioso, guardate che roba, ragazzi, veramente fantastico. Ok, siamo arrivati. Ne vale la pena, è bellissimo, stupendo. E niente, dicevamo, siamo arrivati quota 2, è inutile rilasciarli, la vescica è andata. Ciao, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, buon dinosauro a tutti. Ciao. Ecco, siamo ritornati in porto, adesso rivediamo brevemente le attrezzature e cosa ho utilizzato per questo bolentino con il calamaro vivo. La canna, naturalmente, come avete visto in combattimento, è la Hercules Boat. Il modello che ho usato è la 300, ovvero 3 metri, piombatura 50, 200 grammi, due vette intercambiabili. Una per il bolentino con piombature più leggere e una per il bolentino con le piombature più pesanti. Comunque entrambi sono in grado di gestire prede come quelle che avete visto oggi nel filmato. Il mulinello che ho usato oggi è il Dolphin STX 8000, una vera macchina da guerra. Due bobine intercambiabili, ultra leggero, ed eccolo qua. Il multifibra invece che ho utilizzato è il Megatrex, un 30 libbre, uno shock di circa 8 metri di Upo Bulox 0,60, una girella calibrata, e adesso andiamo a vedere il nostro terminale come è realizzato. Terminale semplice come quello della traina col vivo. Il terminale è molto semplice, ragazzi. Gli ami sono i Giatsui 1660, nella misura del 3.0, terminale lungo circa 2,20 m, ho usato un full carbon della Falcon, lo 0.63, due ami, uno ferrante e uno trenante, un pezzettino di guaina al centro, un nodo semplice, e andremo a realizzare il nostro scorrevole. Ciao a tutti e vi auguro tanti dinosauri. Ciao ragazzi.